Lettori e lettrici di sanitainsicilia.it, ben trovati. Oggi in redazione abbiamo il dottor Livio Blasi, direttore dell'unità operativa complessa di oncologia medica all'ARNAS civico di Palermo, di recente eletto presidente del CIPOMO, un incarico prestigioso per la prima volta ricoperto da un siciliano. Cosa significa questo ruolo, in cosa consiste nello specifico e quale sarà il suo primo provvedimento? Diciamo che questa carica prima di tutto mi ha emozionato moltissimo e ha emozionato gran parte dell'oncologia, perché finalmente dopo 25 anni di collegio dei primari ospedalieri di oncologia, infatti l'acronimo CIPOMO è il collegio italiano dei primari ospedalieri di oncologia medica, finalmente siamo riusciti ad avere una presidenza del centro sud. Quindi non è una questione della Sicilia, ma una questione che nasce addirittura nel centro Italia, quindi interessa il centro Italia, il sud Italia e isole comprese, come si suol dire. Ma viviamo in Italia, di conseguenza io sono il presidente degli oncologi italiani, a prescindere dalla provenienza. Ok, questa è una cosa molto importante, perché noi dobbiamo dare, tanto per iniziare, quella continuità a tutto quello che è stato fatto dai precedenti direttivi, però questa continuità deve essere innovata, cioè nel senso dobbiamo portare un'innovazione in tutti quei progetti che stiamo portando avanti da diversi anni come direttivo CIPOMO nazionale. Innovazione che naturalmente deve per forza passare dagli aspetti tecnologici. Stiamo puntando molto sull'alta tecnologia come momento miglioramento delle cure e di miglioramento di quello che è il rapporto medico-paziente. Quindi molto probabilmente, sicuramente nel primo direttivo che farò a fine giugno, quindi con tutto il consiglio, la mia indicazione sarà quella di unire tecnologia e aspetti umanistici affinché la tecnologia ci possa accelerare il nostro lavoro senza dimenticare quel rapporto medico-paziente che ogni tanto viene messo nel dimenticatoio. Quindi dobbiamo riacquistare quel rapporto, quella affinità, quella empatia col paziente stesso, perché questo oggi è dimostrato che migliora tutte quelle che sono gli aspetti successivi, quindi gli outcome come noi li definiamo, no? Quegli aspetti di vita e di sopravvivenza, quindi il paziente, naturalmente il paziente oncologico che ha a che fare con una malattia tra virgolette definita terribile, ma oggi sappiamo come questa malattia si può controllare, si può cronicizzare, quindi si può veramente vivere con questa malattia, quindi dobbiamo migliorare proprio questi momenti, anche perché i contatti saranno sempre più frequenti, saranno sempre più duraturi e lunghi nel tempo. In questo momento credo che condotta, quello che vorrò fare è proprio questo, cercare di unire tecnologia e aspetti umanistici. Di recente si è parlato di numeri allarmanti per quanto riguarda le persone che sono malate di tumore. Per prevenire, cosa si può fare? Uno dei miei fondamenti oncologici è la prevenzione, l'altro è il follow-up, cioè naturalmente le visite di controllo, quindi all'interno tra prevenzione e follow-up abbiamo la diagnosi precoce e abbiamo le diagnosi, chiamiamole anche tardive, tutte le terapie, comprese le terapie riabilitative. Quindi prevenzione e follow-up sono i due, sono agli antipodi, però sono quelle cose che ci fanno veramente, ci fanno rendere conto di come evolve e di l'oncologia in Italia. Prevenire significa che noi dobbiamo, tanto per iniziare, accelerare ed implementare quelli che sono gli screening oncologici ufficiali. E noi sappiamo che per quanto riguarda gli screening solo 3 patologie oggi possono essere screenate nella popolazione: per tumore alla mammella, per tumore del colon retto e per tumore della cervice uterina. Però dobbiamo far sì che la popolazione che viene chiamata,
da parte delle ASP che si occupano dello screening rispondano, perché abbiamo ancora una bassa percentuale di persone che vanno a farsi lo screening, cioè che si presentano per la mammografia, che si presentano per il sangue occulto nelle feci per colorretto e che si presentano per andare a fare il PAP test. Quindi cosa si potrebbe pensare? Già in assessorato ci stanno lavorando, mettendo in pratica nuove forme di comunicazione con l'utenza, e credo che dobbiamo noi promuovere e dobbiamo fare campagne di promozione allo screening, cioè dobbiamo sempre di più martellare la popolazione che, scoprendo un tumore nelle fasi iniziali, si può guarire. Quindi le campagne di screening devono trovare il loro fondamento nella informazione. Quindi l'informazione è fondamentale, perché la gente così è molto più vicina e sa che quando gli arriva la letterina si deve presentare al consultorio, si deve presentare a fare mammografia, ci deve andare, non può starsene a casa, anche perché noi abbiamo percentuali veramente basse rispetto alle regioni del nord, dove lo screening l'aderenza allo screening è molto alta, addirittura si sfiora l'80 e il 90% al nord, noi siamo fermi al 30%. Quindi informazione è la cosa importante, informare la popolazione.